Grazie Presidente. Il ripensamento non c'è stato. Ci eravamo illusi che la sinistra avesse ripreso a fare il mestiere per cui era nata, difendere i deboli, come le centinaia di migliaia di precari che hanno dato i loro anni migliori alla scuola e ora rischiano di ritrovarsi ai margini della società per un'interpretazione distorta e semplicistica del merito che somiglia tanto a un dispetto a chi ha osato infastidire il potere, chiedendo attenzione per la disperazione di chi teme di perdere quella che in molti casi è la sola fonte di sostentamento, in un'età che non offre più grandi alternative, magari con la responsabilità di una famiglia. Il concorso straordinario, che nell'ultima versione ormai le caratteristiche di un ordinario, conferma che il governo non ha alcuna intenzione di tener conto dell'emergenza epidemiologica, la quale consiglierebbe di puntare sul rafforzamento e la stabilizzazione dell'organico docente. Se oggi troverà conferma la marcia indietro di PD e LeU, nuovamente appiattiti sulle posizioni dei 5 Stelle, il prossimo anno scolastico partirà con zero assunzioni a tempo indeterminato, anzi 30.000 precari in più a seguito dei pensionamenti che porteranno il totale dei supplenti a 200.000. Il contrario dell'impegno preso su nostra sollecitazione, a parole, da esponenti della quasi totalità delle forze politiche di garantire gli insegnanti titolari in cattedra al prossimo settembre, per affrontare con la dovuta efficacia la crisi pandemica, a partire dalla necessità di sdoppiare le classi per consentire i distanziamenti. Fa rabbia pensare che la soluzione per superare il precariato ci sarebbe, e sta nella nostra proposta di assunzione da graduatorie, già utilizzata per le GAE. Il concorso per soli titoli, infatti, nato nel 1989 e conosciuto come doppio canale, nel 1999 è stato convertito dalla legge 124 in graduatoria permanente, ora ad esaurimento. Trasformazione ribadita dalla giurisprudenza della Cassazione. Esempio, sentenza 3 ottobre 2006, numero 21-298. Le graduatorie possono essere permanenti, tuttora attive per il reclutamento del personale ATA e un tempo attive pure per il reclutamento dei docenti, oppure ad esaurimento. Oggi strumento alternativo al concorso ordinario, previsto specificamente dalla legge e ribadito anche da una sentenza della Corte Costituzionale. Lo strumento graduatorio pertanto è pienamente legittimo, ha pari dignità rispetto al concorso ordinario ed è anche tutelato dal momento che la Suprema Corte ha sancito che adesso va assegnato il 50% dei posti annualmente disponibili, percentuale pur aumentabile nel caso di esaurimento di parallele graduatorie concorsuali. Situazioni particolari come l'attuale legittimano l'istituzione di uno strumento aggiuntivo subordinato a quelli preesistenti, unico a poter garantire l'assegnazione in tempo utile dei docenti alle classi con la creazione di una maxi graduatoria finalizzata alle missioni in ruolo che utilizzi solo ed esclusivamente i punteggi con cui gli aspiranti sono inclusi nelle rispettive liste. Tra l'altro il numero di posti del concorso straordinario targato Azzolina è talmente esiguo che tutta la procedura ricorda la solita montagna che partorisce il topolino. Servirebbero non meno di 100.000 assunzioni. Con la proposta del governo il risultato, oltre ad arrivare, se va bene, l'anno dopo, non coprirà più del 10-20% del necessario. Oggi è interesse pubblico primario coprire tutti i posti vacanti e disponibili, ovviamente detratti quelli delle procedure ordinarie preesistenti, GM Vari e GAE. La quota assegnata con procedura straordinaria per le esigenze eccezionali del momento va recuperata negli anni successivi per garantire parità di accesso a chi parteciperà al futuro concorso ordinario, che nell'attuale stato d'emergenza appare indispensabile procrastinare almeno di un anno. Quello contro i precari della scuola da parte di certa politica è diventato quasi un tiro al piccione. All'estero non è così. In Francia i concorsi per il reclutamento, tanto nella scuola statale che in quella privata, avvengono con assoluta regolarità e praticamente non si formano mai sacche di precariato, poiché gli insegnanti sono assunti in pianta stabile, sia nello Stato che nel privato, man mano che si manifesta la necessità. Anche in Spagna non ci sono particolari sacche di precariato, poiché le assunzioni sono regolari e la formazione in ingresso più agile rispetto a quella faraginosa italiana. A marzo, quando la pandemia ha cominciato a manifestarsi in tutta la sua virulenza e, come Lega, ho lanciato l'appello ad affrontare insieme le grandi criticità che ci ritroveremo a settembre, mi aspettavo reale collaborazione. I fronti su cui lavorare sono sostanzialmente due: didattica d'emergenza, con la necessità di raddoppiare gli spazi e sdoppiare le classi per ridurre gli alunni da gestire, e organico docenti insufficiente già prima dell'emergenza e quindi precario in percentuale rischiosa per la tenuta del sistema. Ho proposto un grande piano di stabilizzazione che consenta, per la prima volta dopo parecchi anni, di avere tutti gli insegnanti titolari in cattedra già all'inizio dell'anno scolastico.
esponenti di diverse forze politiche, escluso il Movimento 5 Stelle, sono più volte intervenuti riconoscendo l'importanza, in un momento tanto grave, di disporre di un organico docenti adeguato e stabile. È un diritto dei ragazzi avere insegnanti che abbiano il tempo di conoscerli e capirli, altrimenti che qualità ciancciamo? Naturalmente, neanche in questo secondo decreto scuola c'è traccia degli interventi da tempo attesi da decine di migliaia di precari e ingabbiati della scuola. Non c'è alcun percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale. Non c'è traccia del corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo e legittimamente su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia, senza essere in possesso del titolo di specializzazione. Non c'è traccia, a parte il solito tavolo, della programmazione del percorso accademico ordinario per conseguire l'abilitazione, strumento indispensabile per l'insegnamento previsto dalla normativa comunitaria oltre che da quella nazionale. Non c'è traccia di un vero concorso riservato per gli insegnanti di religione, in attesa di entrare in ruolo anche da più di 20 anni. Non c'è traccia di iniziative per superare il contenzioso dei concorsi a dirigente scolastico. Non c'è traccia delle nostre proposte per limitare i danni dei ritardi nel concorso transitorio della secondaria. Non viene affrontata in modo adeguato l'emergenza delle scuole prive di DSGA e non si corrisponde agli impegni presi in merito ai cosiddetti DSGA facenti funzione. Non c'è alcuna disposizione che risolva il problema dei docenti di scuola primaria, diplomati magistrale, ante 2001-2002, licenziati a seguito di giudizi definitivi, ma non ricompresi nel numero dei partecipanti al concorso straordinario, indetto nel 2018, in forza delle disposizioni contenute nel decreto dignità. E ancora, la rinnovata intesa tra le forze di governo non ha lasciato scampo neanche alle proposte che riguardavano fondi, contributi, crediti d'impresa, esoneri, detraibilità e rimborsi, oltre al 10 per mille chiesto dalla Lega per salvare le scuole paritarie a rischio chiusura. Di fatto PD e Italia Viva si sono piegate al volere dei 5 Stelle, che da sempre non mostrano particolare simpatia per la scuola pubblica non statale, con la scusa che il decreto scuola non dispone di fondi adeguati, per cui sarebbe tutto rimandato eventualmente al decreto rilancio. Intanto, con le briciole stanziate finora, molte non statali rischiano di non riaprire il prossimo anno scolastico e questo potrebbe tradursi in un carico finanziario enormemente superiore per la scuola statale rispetto ad oggi. Per tutti questi motivi, il voto della Lega, Salvini Premier, Partito Sardo d'Azione, a un provvedimento all'insegna del pressapochismo irresponsabile, della cui inefficacia purtroppo ci si renderà conto solo a settembre, non può che essere contrario.